Siete mai chiesti quanto valgono 10 euro? Nel senso, uno con questa cifra può comprarsi un hamburger a New York, può comprarsi un ramen a Tokyo, o farsi un aperitivo qua in centro Milano. Però realmente, vi siete mai chiesti quante cose si possono cucinare con 10 euro? Eccoci qua, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è tosta, eh? Unes ci ha lanciato questa sfida e vediamo. Che di sfide in cucina abbiamo fatte tante, però questa forse è la più difficile. Perché sai fare un primo, un secondo, un eventuale dolce è semplice. Però noi in questo video vogliamo fare tutti e tre, non vogliamo fare solamente una ricetta. Quindi vogliamo vedere quante cose effettivamente si possono cucinare. Ah, tra l'altro, piccola precisazione, il budget totale che abbiamo per la spesa è di 11 euro, perché da UNES, infatti c'è la promo, che gli studenti universitari hanno il 10% di sconto. Voi vi chiederete, ma cazzo tu non sei studente universitario? E infatti, come quest'oggi c'è Gianluca, a quale scoccheremo dal terzo universitario. Una pasta brisée. Pasta brisée mi sa che la devi fare te. No. A mano? Beh, dai, ci sta. Lei sa come si fa la pasta brisée? La pasta brisée? Sì. Cos'è? È farina. Quindi? A posto. A posto. E tra l'altro dai, con la pasta brisée si può fare anche la tartatin. Tartatin. E assoluto facciamo anche la pasta fresca. È chiaro. Vai. 10 uova, 1,60 euro. Scusi. Una curiosità, sa cosa serve per la pasta e fagioli? Intanto i borlotti, dopo ci vuole il pomodoro. Ce l'hai dati per fare il brodo? E che cazzo, non c'è niente. Che faccia una signora? Perché vuole avere delle idee. Corso i Garibaldi. Ma io sono una vecchia signora. E noi siamo dei giovani ragazzi. Si vede. Le chiedo il numero magari. Ma ha capito? La vecchia babbiola che arriva da super e ha visto, e si fa, bello, e no? si fa rimorchiare da due ragazzi. Che bello, con due bei ragazzi. C'è una bella seratina. Porta il vino. Porta il vino. E quello che viene dopo. Sa che dovremmo esserci. €10 Quindi con la tessera studente. Ci ha messo un'ora per fare la spesa. No? Di più di un'ora. È valsa la pena. Si è fatto quasi buio, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto con tre. Oggi siamo carichissimi. Il menù è bello ricco. Cominceremo con una pasta e fagioli, susseguita poi dai ravioli ripieni di ricotta e pere. Faremo del merluzzo impanato al forno con le patate e i pomodorini. E infine concluderemo tutto con una tartatin. Vabbè, la vostra domanda sicuramente sarà: ma è fattibile fare questa roba con solo queste cose? Scopriamolo. Sono le 18.30, cioè abbiamo un sacco di cose da fare, quindi cominceremo subito dalle cose più lunghe. La pasta la faremo a mano, quindi a base di farina e uova, e per farla utilizzeremo circa... Quindi utilizzeremo 600 g di farina e rispettivamente 6 uova. Allora, forchetta alla mano e si inizia l'impasto della pasta. Da quello che ricorda il segreto è cominciare... Ok, l'idea è fare più o meno questa roba qua, ma fatta un po' meglio. La verità, ragazzi, che sì, a me mi piace la cucina, ma non sono un grande esperto. Tocca l'acqua, com'è, appiccicosa? No. Se non è appiccicosa vuol dire che è fatta. La mettiamo in una pellicola, la lasciamo a riposo per circa 20 minuti. Round 2. Pasta brisée. Prendiamo un bel tocco del burro, prendiamo la farina, facciamo un vulcano e dentro ci mettiamo il burro. Sono già stanco e penso che ci siamo. Copriamo anche questo impasto con la pellicola e stessa cosa, 1 e 2. Qua la difficoltà è che avendo così tanti piatti da fare devi seguire una linea e devi seguire anche la logica in base alle cotture, in base tempi di preparazione e altro. Dovremmo avere 6, che sono un po' pochine, ma ci faremo bastare. 2 saranno per il primo, mentre le altre 4 le utilizzeremo per il dolce. Le pere le abbiamo pulite, e adesso uniamo il tutto alla ricotta.
L'ultima cosa che poi aggiungiamo è anche il tuorlo d'uovo. Next step. Puliamo le patate. Puliamo? Mi piacerebbe spiegare e dire la parte scientifica del perché le patate, una volta che vengono pulite, andrebbero messe all'interno della bolla della acqua. Ma non lo so. Quindi mettete e basta. Seguite quello che fanno i grandi maestri. Senza fosse più divertente fare questo video, invece mi trovo a sbucciare patate e a fare impasti della pasta. Penso il conteggio degli step. Comunque adesso siamo nella parte più importante e più difficile di questa sfida, dello stendere la pasta. Prendiamo il mattarello e iniziamo a stendere. Questa parte verrà bella lunga. È un pochino spessino. Altre due bottarelle, ci siamo. Com'è? Top. Top. Top, così è top. Attenzione, si è ribaltata. Porca miseria, sono aperto. Come hai fatto? Ma non lo so. Quest'ultima sfoglia l'ho finita. Batti il 5 che è il minimo che... 6 e 7. Non so cosa sto facendo. Non so, proviamo. Questo è il primo esperimento, quindi da quello che ricordo il procedimento dovrebbe essere questo qua. Applichiamo questo sopra, andiamo a sigillare il nostro, diciamo, ripieno, togliendo quindi l'aria. Tiè! Ora, non saranno perfetti ma sono molto carini. Ma dove li trovate altri due giovanotti che sanno fare i ravioli fatti in casa e la torta? Oddio, per cui l'aspettiamo qua. La stanchezza, diciamo che dopo 3 ore e mezzo si sta, la miseria, facendo sentire. Forse sarà un coltello. Ciao Dito! Basta! Non c'è più spazio! Ultima! Ale! Damn! Chi è il king dei ravioli qua? Dai, abbiamo fatto la bellezza di 36 ravioli. Di farcitura qua ci è rimasto solo questo cucchiaio, quindi perfetto. L'abbiamo usata quasi tutta quanta. Stesso discorso per l'impasto in eccesso, lo useremo per i mattagliati. Con quale onore ti annuncio che alle 9.45 apriremo il primo fornello. Si inizia con la preparazione della tartatelle. Stai andando occhio? Sì. Sto distruggendo le nocchie. Però vabbè, anche lì. Disastro. Siamo dimenticati? Bravo. Finisce la frase. Il... Lo sci... No? Zucchero. Cioè, non abbiamo lo zucchero? No. Si inizia a diventare il burro nocciolato, e poi ci mette la cosa sopra, la sfoglia per sopra. Dopodiché lo inforna nel forno a 180 gradi. Prego, dimmi che l'ho preso. Mette 3 taglietti e mezzo, così ossigena e si può infornare. Non si chiude benissimo. Però è una cosa bella infornata. Adesso next step. Pasta e fagioli. Da questa parte prepariamo il brodo, circa 0,5 litro, e da questa parte mettiamo un filo d'olio e buttiamo i nostri fagioli. Vale. Qua a questo punto aggiungiamo un po' di polpa di pomodoro e la facciamo cuocere per circa 20 minuti. E questa è un'altra cosa forte quasi. Pacca! La prima volta che faccio la pasta ai fagioli, ma mi sento estremamente pieno di come sia venuta. Dall'altra parte poi aggiungiamo i nostri martagliati, aggiungiamo anche la parte più bella. Mamma mia! Madonna! Madonna! No! Peccati sta hit! Buono! Ma il tagliato com'era, cotto? No.
ok. No, l'ho distrutta. Non so fare le frittate, ragazzi. Beh, la chiamiamo decomposizione di una frittata. Così nessuno può dire, ma non è intera. Fatto. Secondo impiattamento. Pasta e fagioli. Siamo qua in mister. Qua abbiamo messo l'indirizzo di casa con la metro vicina, scrivendo appunto che se qualcuno vuole farsi una mangiata con noi, che ci raggiunga. È un po' tardi, però siamo fiduciosi che qualcuno arrivi. Era qualcuno. Sì. Qualcuno in zona magari vuole farsi una mangiata. Ci sta. Raga, venite qua a sinistra. Sono sette persone. Ciao raga. Ciao. Che buono. Ciao. Ciao. Oh, ma i tuoi scheriti sono fantastici. La mia efficienza in cucina, ragazzi, è un po' meno, cioè. Ti sono mancati tutti i vuoti qua, cacchio. Sì. Pasticcere, pasticcere. Oh. Pasticcere. Ma veramente? No. Guarda. Dopo lo guarda. Quindi così lascio ossigenare i ravioli. No. Ok. Okay. Vai a emulsionare, okay. Il grasso con l'aria. Adesso basta, lo lasci così e vai a impiattare. Però. Non ce l'abbiamo. Com'è? Sei l'uomo più felice del mondo. Ragazzi. Oh. Frittata scomposta. Cazzo. No. Pasta e fagioli. Buonissimo. No. Ravioli saltati al burro con un interno di ricotta e filetti di merluzzo pangrattati. E poi ragazzi c'è anche una tarta terra. Grazie mille per essere arrivati. Buon appetito ragazzi. Buon appetito. Buona. Aspetta Gioia, è buonissimo ragazzi. Ma la pasta è fatta a mano? Certo, che domande. Si sente quello. Però la pasta e fagioli mi ha sorpreso. Dai, La cosa che mi piace di più è questa. Io non so se ci sono. Location 6. Che caldo. Io 8 perché comunque non me l'aspettavo proprio. Quasi tutto comunque è stato buono. Dai. Meno 8 perché c'è stata una grande varietà. Prezzo 22 euro. Conto 32,50. Conto secondo me 10,70 euro, 12 euro. Il conto 20 euro. E conto io ho messo per 35. Qualcuno di voi ha vinto. Questo video, ragazzi, si chiama Quanta roba riesco a cucinare con 10 euro. No! Grazie mille per essere venuto, ragazzi. Non ti ricordo che effettivamente hai speso 10 euro. Certo, sta qua dentro. Vediamo. 9,88 euro. Qua vedete tutta la lista degli ingredienti. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato anche di ispirazione per le nostre prossime, diciamo, esperienze in cucina. Avete visto che basta poco per fare un buon pranzo con i propri amici, quindi la prossima volta piuttosto che andare a prendervi un hamburger in un fast food, fate una bella spesa come questa e cucinate per voi, per i vostri amici o per la vostra famiglia. D'altronde se ci ho fatto io fare queste cose potete benissimo farcela anche voi. Quindi dai così.